energy of a mass is considered counted by the general relativity. It would be, for Einstein, the mass that we wish to know in energy multiplied by the square of the light speed. But when we multiply this mass by a speeding line that does not consider the energy contained in the electromagnetic plane and expansion of the mass, we notice immediately the presence of a mistake. In fact, about the energy, we are not in the same condition of a force ruled by the second principle of the dynamic, where the force was the mass in its acceleration in line. In the second dynamic principle, this is coherent, since the mass is considered not in expansion in its transversal plane, and is in action only in the direction of its flow. But on the contrary, the energy, also that which is considering the light speed, but is not considering the quantity of the energy contained in the electromagnetic section, and that seems to make equal the force and the energy, contains a certain little quantity of mistake. In fact, all the electromagnetic energy is not only that of the electromagnetic flow, but also that of the electromagnetic plane, since the electromagnetic energy exists also in the electromagnetic section, which is more expanded over 1 meter squared, the whole energy is no more directed only in the line of the real flow. In conclusion, Einstein lacks imperfection when he refers all the energy of a mass only to the speed of the electromagnetic flow, which is in action only in a line where every mass is always amassed in three component lines. Only if we refer the mass to the electromagnetic unit, regarding the unit of the volume, only in this theoretical case we can have it in movement in only one line. Insomma, Einstein non è stato corretto nel riferire la velocità di una massa considerata tutta nella sua linea, se non riferendola a una massa unitaria elettromagnetica espressa tutta in una linea, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta, solo riferendo la massa al flusso unitario elettromagnetico della massa, si poteva contare tutta l'energia di quella massa. Io affermo che la C al quadrato, C maiuscola, è l'unità dell'energia elettromagnetica data dal prodotto tra le due inverse velocità C, elettrica e magnetica, possedute dalla massa dell'unità del volume dato da 1 metro cubo. Rispettando tutti i vincoli unitari che fissarono la massa di 1 decimetro cubo di acqua nel chilogrammo in platino iridio che fu stabilito a Campione, 1 metro cubo è il ciclo intero dell'energia della massa di ogni decimetro cubo. Pertanto, nella formula E uguale mc grande al quadrato,
l'energia è, enumera tutta l'energia M, solo se M computa quanti chilogrammi di energia unitaria, ossia quanta C al quadrato. Pertanto io affermo che nella formula E uguale C grande al quadrato M si tratta non della C al quadrato che Einstein affermò nella sua formula E uguale MC2. La mia C grande al quadrato è la massa unitaria elettromagnetica di un chilo e non il quadrato della velocità della luce. Quindi l'unità C dell'energia elettrica che fluisce nella direzione elettrica in un secondo, ma può essere anche quella magnetica, riguarda esattamente 300 milioni di metri cubi. Questo volume corre solo con la velocità C della luce di 299.792.458 metri al secondo, dal momento che la sua sezione reale elettromagnetica non è 1, ma più di 1, è 1,00692285 metri quadrati, avendo metri quadrati 0,00692855 come il tempo della unità dell'area, aggiunto alla stessa unità dell'area. Se è solo l'energia unitaria elettromagnetica C al quadrato, abbiamo che essa solo può moltiplicare la massa M per contabilizzare tutta l'energia di quella massa M con la formula dell'energia uguale l'unità dell'energia moltiplicato per la M. Nella dimensione atomica, tanto un metro quanto un secondo, le due componenti della velocità, sono entrambe alla dimensione 10 alla meno 10. Il chilo, l'unità elettromagnetica della massa, è quel campione in platino iridio dato da un decimetro cubo di acqua a determinate condizioni e, alla dimensione atomica, la sua presenza esiste nella durata di un secondo diviso per 10 elevato alla 10. Questo chilogrammo scorre nel suo ciclo che è dato dal 10 moltiplicandosi per 10, quindi per la lunghezza di un metro che è uguale a 10 decimetri, e scorre nello stesso tempo percorrendo le tre linee componenti date da X, Y e Z. Pertanto la piena presenza del ciclo della massa è forzato dalla velocità assoluta elettromagnetica. Così la presenza del ciclo atomico nella durata di un secondo diviso per 10 alla 10 è 3 moltiplicato 10 decimetri cubi ogni secondo diviso in 10 elevato a 10, ossia è uguale, se noi moltiplichiamo sia il numeratore che per il denominatore per il numero in giallo, cioè per 10 elevato a 10, abbiamo che è ridotto alla velocità corrispondente data da 3 moltiplicato 10 alla 11 decimetri cubi al secondo, laddove dividendo questo 10 alla 11 in 10 alla 8 moltiplicato 10 al cubo decimetri cubi, poiché 10 al cubo decimetri cubi sono metri cubi,
abbiamo che sono 3 per 10 alla 8 metri cubi al secondo. Questa è una presenza assoluta nel tempo di un secondo, ma che può essere una velocità quando prendiamo un'area di un metro quadrato che si moltiplica per la velocità a questo punto di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ma è solo una condizione legata al fatto che ci sia realmente un metro quadrato di sezione, ma ciò non è vero, ciò non corrisponde assolutamente alla verità di cui noi abbiamo la realtà. Una superficie unitaria, se è unitaria, è realmente un 1 che è uguale a n ennesimi, ma a questo punto è una unità data da un'onda reale che ha il suo alto e il suo basso. Il suo alto è dato dalla quantità n elevata più 1. Il suo basso, ossia la sua parte inversa, è data da n elevato a meno 1. Laddove il primo, l'alto, è esattamente lo spazio unitario di un metro quadrato, mentre invece l'altro, il suo inverso, ossia la potenza elevata a meno 1, è data proprio da questo numero qua, 1444,49055,1300, che corrisponde al tempo decimale dell'unità e corrisponde a 0,00692,855 metri quadrati, quelli che sono aggiunti a un metro quadrato a formare la sezione reale di 1,00062,855 metri quadrati, la quale sezione, moltiplicandosi per lo spazio percorso dalla luce, ossia per 299.792.458 metri, dà proprio atto al volume di 300 milioni di metri cubi presenti ogni secondo. Ma questa presenza è la velocità assoluta che la realizza attraverso una superficie data virtualmente presente come un metro quadrato, che a questo punto si moltiplica per quella lunghezza percorsa in velocità e diventa una velocità assoluta, perché è proprio quella che mette in presenza tutto il ciclo unitario della massa. Ecco, a questo punto noi possiamo essere convinti che si tratta di una velocità assoluta, perché la velocità assoluta è quella che attua immediatamente la presenza del volume. È un volume però che può essere scisso in un'area che percorre uno spazio di flusso in velocità. E la velocità assoluta a questo punto è proprio quella di 300 milioni di metri al secondo, ma è teorica, non è reale, perché il fronte, dovendo essere reale e dovendo contenere sia spazio dell'unità, ossia 1, sia tempo dell'unità, ossia una sua porzione decimale, è più di 1. E quindi l'area necessariamente, quella reale, è maggiore di 1, con la conseguenza che tutto il volume, essendo legato a una area che è maggiore di 1, non percorre esattamente tutti quanti i 300 milioni di metri, ma una quantità ridotta e inferiore data da 299.792.458. Quindi questo spazio percorso dalla luce non è l'indice di tutto lo spazio percorso dalla luce, perché
La luce impiega anche quella parte decimale che noi vediamo per aumentare la sezione di un metro quadrato e portarla a un metro quadrato, 000 69 22 855 metri quadrati. Se 300 milioni di metri al secondo è una velocità virtuale, 300 milioni di metri cubi al secondo è una velocità reale, in modo che C2 è la velocità elettrica, C velocità di volume, moltiplicata per quella magnetica come energia. È energia dal momento che è una massa che va in entrambe le direzioni, quella positiva e quella negativa, la magnetica e la elettrica. C2 è l'intera energia unitaria di un chilogrammo di massa elettromagnetica. La mia C2 è esattamente il quadrato di 3 per 10 all'ottava metri al secondo, essendo il prodotto tra le due velocità, la elettrica e la magnetica.